Alleluia, gloria al Signore. Benvenuti a tutti quanti, un bel applauso al Signore per la presenza di Dio. È bello stare insieme, rivederci con alcuni di voi, ed è bello soprattutto stare insieme alla presenza del Signore. Non so voi, ma io già sto gustando la presenza del Signore, perché questi canti sono già un messaggio da parte del Signore. Quest'ultimo in particolare credo sia anche in grande sintonia con quanto il Signore ha messo sul mio cuore o nel mio cuore per tutti noi stamattina. Questo canto parlava del pensiero di Dio e del nostro pensiero. E il pensiero di Dio e il nostro non sono lo stesso o gli stessi, ma il Signore fa in modo che i due pensieri si allineino. Ed è molto intrigativo il fatto che c'è un momento quando il Signore dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e così via. Adesso non puoi capire, ma presto capirai. Ma poi c'è la risposta nostra al Signore: sì, è vero, Signore, i nostri pensieri non sono i tuoi. Ora non posso capire, ma un giorno capirò. Ed è questo già il punto di partenza per allineare i nostri pensieri col Signore, perché il salmista, chi ha composto il canto, dice: è vero che i miei pensieri non sono quelli tuoi, Signore, ma io sono d'accordo, allineo il mio cuore a questo fatto, e al momento opportuno tu mi mostrerai i tuoi pensieri. Allora non è un disallineamento destinato a restare tale, ma è un disallineamento destinato a diventare un allineamento. Diciamo così: siamo allineati con i pensieri del Signore. Forza, siamo allineati con i pensieri del Signore. Se non lo siamo, lo vogliamo diventare. Allineati con i pensieri del Signore. Perché c'entra col messaggio di stamattina? Perché stamattina il tema è il giorno del Signore. Questo è il titolo, il giorno del Signore. Poi daremo un sottotitolo a questo titolo: la Chiesa, la voce profetica del Signore per questi giorni. Amen? Il giorno del Signore. Ora continueremo a cantare. Io non volevo interrompere l'adorazione, ma ho ritenuto opportuno dirvi queste parole, perché credo che veramente la Chiesa del Signore deve allineare il proprio cuore alla mente, ai pensieri del Signore. E quando questo avverrà, la Chiesa del Signore diventerà la voce profetica del Signore, perché quello che il Signore penserà sarà quello che la Chiesa penserà, e quello che il Signore vorrà dire e dice alla Chiesa sarà quello che la Chiesa dirà al mondo circostante, perché la Chiesa è la voce profetica del Signore. E la Chiesa non è il pastore, la Chiesa non è il gruppo ministeriale, la Chiesa non sono i cinque ministeri, la Chiesa è il corpo di Cristo. A che significa? Che tutti noi siamo la voce profetica del Signore, tutti noi ascoltiamo la voce del Signore come un corpo. Ovviamente i cinque ministeri hanno delle funzioni, ovviamente i vari ministeri che lavorano nella Chiesa hanno le proprie funzioni, ma il corpo unito ascolta la voce del Signore, e mentre ascolta la voce del Signore poi è pronta a rilasciare la voce del Signore. E quando questo avviene, il mondo è cambiato, perché la voce di Dio cambia il mondo. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Io sono entusiasta di essere nella casa del Signore. Mi sono grandemente rallegrato quando mi è stato detto: andiamo nella casa del Signore. E il salmista ha detto: è mille un giorno, è meglio un giorno sulla soglia della casa del Signore che mille altri giorni altrove. Ma attenzione, questo non ci deve portare in inganno. Il salmista non voleva dire che dobbiamo restare sulla soglia, diceva almeno sulla soglia. Ma noi non vogliamo stare sulla soglia, vogliamo entrare nella casa del Signore. Amen. Entra, benedetto del Signore, perché te ne stai fuori, dice un altro passo della scrittura.
entra nella presenza del Signore. E stamattina il mio incoraggiamento a voi è: entriamo nella presenza del Signore. Cancelliamo tutto ciò che ci impedisce di entrare. Togliamo via ogni cosa che ci impedisce di poter aprire la porta, che ci impedisce di entrare nella casa del Signore. Voi mi direte: ma siamo già nella casa del Signore. Sì, nel senso fisico sì, ma entriamo nel senso spirituale. Stamattina la parola sarà molto chiara. Non basta che entriamo nella casa fisica, vogliamo entrare nella casa spirituale, alla presenza del Signore. La casa spirituale è una dimensione dello spirito. La casa spirituale è una dimensione dello spirito dove noi siamo rapiti alla presenza del Signore. Siamo totalmente presi dalla presenza del Signore. Non c'è più posto per altri pensieri, altri sentimenti, altre emozioni. Vogliamo essere presi dalla parola del Signore, presi dallo Spirito del Signore, per ascoltare quello che lo Spirito ha da dire alla Chiesa, per poter essere la voce profetica del Signore. Abbiamo cantato: Egli è la speranza di Israele. Ma sapete una cosa? Israele, come popolo del Signore, sicuramente come popolo del Signore, ha Gesù come speranza. E infatti una delle cose che avverrà negli ultimi tempi è che il Signore farà in modo che Israele riconosca Gesù Cristo come Signore e Messia. Ma è anche vero che la Chiesa spiritualmente non può sostituire Israele, ma è legata a Israele, è parte di Israele, e come popolo del Signore ha come unica speranza Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore del mondo. Allora Israele e la Chiesa si combinano insieme e diventano un tutt'uno per vedere Gesù, Messia, speranza di Israele. Alleluia. Bene, stamattina allora io vi parlerò di un tema importante, come ovviamente ogni domenica il Signore ci parla di temi importanti, ma quello di stamattina credo sia veramente particolare, perché il Signore è come se anticipasse di qualche settimana quello che avete sentito nelle notizie degli ultimi giorni. Domenica scorsa voi non mi avete visto qua in chiesa, ringrazio il Signore che il Signore vi ha parlato attraverso fratello Giacomo, la parola del Signore è stata molto precisa, chiara, è arrivata al vostro cuore sicuramente. Io mi trovavo a Roma e mi trovavo a Roma nella chiesa dei fratelli srilanchesi, la nostra chiesa, Centro Cristiano Buon Samaritano di Roma, e in quella chiesa ho dato questo messaggio da un aspetto, da un'angolazione diversa di quella di stamattina, ma credevo e credevo fermamente, lo credo tuttora, che fosse un messaggio molto adatto alla Chiesa di questi tempi. E quando voi ascolterete questo messaggio stamattina, ovviamente al di là di quello che il Signore ha detto a Roma, alla Chiesa di Roma, per le loro necessità locali specifiche, dico: quando ascolterete questo messaggio stamattina, abbiate in mente quello che è successo negli ultimi giorni. Parlo degli attentati. Ovviamente oramai ci stiamo purtroppo quasi abituando a questi attentati, è diventato così frequente che la gente sì, ok, si dispiace, sono morte delle persone, che peccato, giovani che se ne sono andati, si sono addolorate, anche un po' spaventate, ma poi presi dal tran tran della vita di tutti i giorni la gente dimentica. Ma io voglio che voi capiate che tutto quello che sta succedendo deve essere considerato parte di quello che il Signore ha profetizzato, perché il Signore non fa nulla o non succede nulla sulla terra che il Signore non abbia già visto e già dichiarato, perché il Signore è fuori dal tempo. Per Lui il passato, il presente, il futuro sono una stessa cosa. So che per noi uomini che viviamo nel tempo è difficile capire questo, è un concetto complesso, ma fatto è che il Signore non vuole certo il male delle persone, non vuole che la gente si uccida tra di loro, ma vede prima del tempo quello che gli uomini, poiché staccati da Dio, poi finiscono con il fare.
perché il Signore nella sua parola ci parla con chiarezza che negli ultimi tempi verranno tempi difficili, verranno tempi di grande smarrimento, di grande sofferenza, di paura, di grande dolore sulla faccia della terra. Ora io stamattina non vi voglio preoccupare, perché ovviamente nessuno vuole essere preoccupato, ma nello stesso tempo dobbiamo essere avvisati, perché noi dobbiamo capire che col Signore nulla, nulla potrà separarci dall'amore di Dio. Quindi queste cose non ci devono spaventare al punto da dire come facciamo, ma allo stesso tempo non possiamo nascondere la testa sotto la sabbia facendo finta che tutto va normalmente, perché la realtà è che le cose stanno degenerando, il mondo sta andando sempre più alla deriva. C'è una grande confusione nel mondo, le autorità e le guide del mondo sono confuse, sono cieche, non sanno cosa fare. Gesù disse una volta ai religiosi, disse: può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Ora, non è che noi ci auguriamo che non si trovino delle soluzioni, preghiamo perché si trovino delle soluzioni, ma il fatto è che le difficoltà sono così tante che oggettivamente c'è da spaventarsi e le autorità non sanno bene cosa fare. La prima cosa che dobbiamo fare noi è pregare per le nostre autorità. Dì al tuo vicino: prega per le autorità. Noi non dobbiamo metterci insieme a quelli che parlano male e parlano del problema non dando una soluzione. Noi vogliamo essere insieme a quelle persone che vedono il problema ma conoscono la soluzione, e la soluzione è il nostro Dio, è il nostro Salvatore, è Gesù Cristo il Messia. Allora stamattina parleremo del giorno del Signore. Nella Bibbia il giorno del Signore ha un significato profetico, ha un significato escatologico, cioè degli ultimi tempi. Se voi leggete in Isaia, in diversi passi di Isaia, parla del giorno del Signore, come del giorno del giudizio, nel giorno in cui Dio farà giustizia a Israele. Israele per noi deve essere una specie di ago della bilancia, un punto di riferimento. A Israele e al popolo di Dio farà giustizia, a Dio stesso giudicherà le nazioni. Quello è il giorno del Signore. È il giorno del giudizio, e non parlo solo del giudizio finale, ma parlo del giorno della manifestazione della presenza di Dio, che sarà di giudizio per il mondo che non riconosce Dio, ma sarà di benedizione per il popolo che conosce e riconosce il Signore. Allora il giorno del Signore è un giorno straordinario, da un lato un giorno di giudizio, dall'altro un giorno di benedizione per coloro che appartengono al Signore. Quindi il giorno del Signore, ma il giorno del Signore ha anche un altro aspetto. Vedete, tutti i giorni sono i giorni del Signore. C'è un passo della Scrittura che dice: questo è il giorno che il Signore ha fatto ed io mi rallegrerò in esso. Dite con me: questo è il giorno del Signore. Allora vedete, ci sono finora due aspetti del giorno del Signore. Mentre tutti i giorni sono creati, dati come tempo, come dono da Dio a noi, e quelli sono i giorni del Signore, c'è poi il giorno del Signore per eccellenza, che sarà di giudizio per il mondo, sarà di benedizione, di ricompensa per coloro che appartengono al Signore. Ma c'è un altro aspetto del giorno del Signore. Il giorno del Signore è il giorno della domenica. Per gli ebrei il giorno del Signore era lo Shabbat, il sabato, era il giorno del riposo, il giorno nel quale le famiglie di Israele si raccoglievano intorno al focolare domestico e non facevano nessun tipo di lavoro, dedicavano quella giornata a Dio e alla famiglia. Qualche anno fa ho assistito a un insegnamento di un rabbino, il quale spiegava molto bene, veramente in modo straordinario, la bellezza dello Shabbat, del giorno del Signore. Con l'avvento della Chiesa
Poi, bene, ci sono dei discorsi storici che non sto qui a fare. Fatto è che il giorno del Signore è diventato per il mondo, diciamo, post-cristiano, post-del Nuovo Testamento, ecco, con l'avvento del Nuovo Testamento è diventato quello che noi chiamiamo domenica. Però adesso non ci soffermiamo sulla questione se deve essere sabato o deve essere domenica, perché non è questo il tema. Fatto è che c'è un giorno che si chiama il giorno del Signore. Domenica, per chi conosce il latino, io l'ho studiato pochissimo, quindi mi perdonino i cultori del latino per come storpio questa lingua, ma da dominus, cioè signore, colui che domina. Quindi domenica è il giorno del Signore. Allora, quanti aspetti del giorno del Signore abbiamo visto? Il primo, quello escatologico, il giorno del giudizio per chi è contro il Signore, il giorno della ricompensa per chi è col Signore, ok? Il giorno del Signore si sta avvicinando, i segni ci dicono che è molto vicino. Poi c'è il giorno del Signore nel senso ampio del termine, perché tutti i giorni sono giorni del Signore, perché sono donati da Dio. Di alto vicino, questo giorno è un dono di Dio. È il giorno, è il dono di Dio per te. Tu hai un altro giorno, non lo prendere per scontato. I giorni volano, i giorni e gli anni, i mesi scappano via, e poi oggi ci siamo, domani non ci siamo, ma oggi che ci siamo ci gloriamo, ci rallegriamo del giorno del Signore. Ma poi c'è il terzo aspetto, il giorno del Signore come un giorno nella settimana dedicato totalmente al Signore. Qual era il tema di questa meditazione? Il giorno del Signore. Chi si ricorda il sottotitolo che ho dato a questa meditazione? Prego. La Chiesa, la voce profetica del Signore nel giorno del Signore. Ebbene, questa è solo un'introduzione per farvi comprendere ciò che andremo ora a trattare. Io leggerò velocemente capitolo 1 di Apocalisse. Capitolo 1 di Apocalisse, dal verso 1, per la gioia di chi ha difficoltà a trovare i libri della Bibbia, Apocalisse e Genesi sono due libri che non ci si sbaglia, perché la Genesi è all'inizio, l'Apocalisse alla fine, anche se pare che una volta un predicatore stava predicando, dice leggiamo dal libro dell'Apocalisse e tutti quanti sono andati al primo libro, alla prima pagina della Bibbia. Povero predicatore, non vorrei essere al suo posto. Ma voi conoscete la parola di Dio, vero? Dove si trova l'Apocalisse? Meno male, dai. Ascoltate, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mediante il suo angelo mandato al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beato coloro che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Fermiamoci un attimo. Allora stiamo leggendo l'Apocalisse. Cos'è l'Apocalisse? È la rivelazione. Dite com'è rivelazione. Rivelazione di ciò che deve avvenire in breve tempo, è la rivelazione riguardo al giorno del Signore nel senso escatologico del termine, cioè il giorno che determinerà la fine dei tempi. E dice l'autore perché il tempo è vicino. Dite con me: il tempo è vicino, il tempo è vicino. Se era vicino 2000 anni fa, quando questo libro dell'Apocalisse è stato scritto, beh, credo proprio che sia molto più vicino quando stiamo parlando oggi. E le cose che noi vediamo succedere attorno a noi parlano del fatto che il giorno del Signore è vicino. Qualcuno esagera cercando di stabilire delle date. Ma Gesù l'ha detto chiaramente che il giorno e l'ora che egli verrà nessuno lo sa. Dite com'è giorno e ora.
ma i tempi noi possiamo saperli. Non sappiamo il giorno, non sappiamo l'ora, ma sappiamo i tempi. Tant'è che Gesù ha detto: voi sapete discernere le stagioni, no? La primavera, l'estate, il fico che produce i suoi piccoli fichi, eccetera, eccetera, e non sapete discernere i tempi e le stagioni del Signore. Allora di' al tuo vicino: noi dobbiamo discernere i tempi. Forza, dobbiamo discernere i tempi. Quindi, il giorno del Signore nel senso escatologico è vicino. Non sappiamo il giorno esatto, non sappiamo l'ora, ma sappiamo che è vicino. Altro punto è che Dio vuole rivelare, dite con me, rivelare le cose che avverranno in questi giorni vicini al giorno del Signore. Rivelare significa svelare, in altre parole, togliere il velo. C'è un velo che copre la comprensione di questi giorni, ma questo velo viene tolto per i figli di Dio. Il mondo è in confusione perché non ha la rivelazione, ma la Chiesa del Signore non è in confusione perché cosa ha? La rivelazione. Allora, noi come Chiesa del Signore abbiamo l'onore, la gioia, il privilegio di avere la rivelazione di Dio riguardo ai giorni nei quali viviamo, riguardo in particolare al giorno del Signore. E questa è una cosa importante. La Chiesa non deve vivere i giorni come li vive il mondo. Il mondo vive questi giorni con paura. Il mondo vive questi giorni con ansia. Il mondo vive questi giorni con confusione, il mondo vive questi giorni con incertezza, non sa cosa va incontro. Parzialmente queste cose ovviamente fanno parte della vita, anche noi che viviamo nel mondo parzialmente viviamo nell'incertezza, viviamo a volte nella confusione, ma Dio vuole che noi abbiamo la rivelazione, dico con me, rivelazione. Addirittura il Signore rivela prima che le cose avvengano ciò che avverrà. Perché le rivela prima? Prima abbiamo detto: noi non possiamo capire, noi abbiamo un pensiero diverso da quello del Signore. E poi ho spiegato che Dio vuole riallineare i nostri pensieri ai suoi pensieri. Dio al tuo vicino: lasciati riallineare dal Signore. Forza, lasciati riallineare dal Signore. Esci dal mondo e sta nella presenza del Signore, perché nella presenza del Signore tu avrai la rivelazione del Signore. Dio ha parlato al suo servo Giovanni per mostrargli, per svelargli, per rivelargli le cose che sarebbero avvenute nel prossimo futuro, per togliere il velo. Ma questo spirito di rivelazione oggi è più che mai forte nella Chiesa. Dio sta parlando alla Chiesa perché la Chiesa abbia rivelazione su ciò che sta avvenendo. Siete ancora con me? Ora andiamo avanti con la lettura, perché fra un po' arriveremo ad un altro importante passaggio. Vabbè, Giovanni dice: beati chi legge, beati coloro che ascoltano le cose e fanno tesoro delle cose scritte, perché il tempo è vicino. Giovanni alle sette chiese, verso 4, Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Ora seguite attentamente. A voi grazie, a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue e ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre. A Lui siano gloria, onore, potenza nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Allora Giovanni sta per dare una profezia sulle cose rivelate da Dio, ma che devono avvenire. E queste cose rivelate da Dio che devono avvenire hanno a che fare col giorno del Signore,
E non sono cose semplici, perché ci sono dei risvolti molto, molto difficili, molto complessi e anche spaventosi. Ma mentre Giovanni fa questo, dice: grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. Dite con me: grazia. Poi dite con me: gioia. Dite con me: pace. Da chi? Da colui che era, da colui che è e da colui che viene. Quello che sta succedendo, tolgono gioia, tolgono pace e tolgono grazia. Ma noi riceviamo dal Signore grazia e pace. Dite con me: grazia e pace. Dio ci darà la sua grazia. Dio ci darà la grazia di avvicinarci al tempo del giorno del Signore, restando in piedi nella pace del Signore. La Chiesa non prende le cose che succedono come lo prende il mondo, con angoscia e disperazione. La Chiesa vive nella pace del Signore. Dio vuole darti pace. Dio vuole darti gioia. Dio vuole darti grazia. Ora non c'è tempo, la parola grazia è ricca, perché la grazia non è solo un atto di perdono, ma la grazia è anche un favore speciale. Vi ricordate quando Paolo ha pregato per 3 volte perché gli fosse rimosso quel problema che aveva nella carne? Ve lo ricordate? Chi si ricorda quale fu la risposta di Dio dopo 3 volte che ha pregato? La mia grazia ti basta. Che non significa: non ho più grazia da darti, adesso ho finita la grazia. No, no, la mia grazia è sufficiente. Tu avrai la grazia di superare i problemi. Tu avrai il favore soprannaturale di Dio per affrontare i giorni del giudizio e i giorni che precedono il giorno del Signore. Di al tuo vicino: non ti preoccupare, hai la grazia di Dio. Ma non ti preoccupare non è un segno di superficialità, non è ignorare il problema, anzi, più andiamo avanti nella lettura, fra qualche istante, più il problema viene espresso e chiarito davanti al profeta, davanti all'evangelista, davanti all'apostolo Giovanni. Giovanni ha una chiara visione di quello che sta per succedere, ma in tutta questa visione lui rimane nella grazia e nella pace. Dite con me: nella grazia e nella pace. Io non so voi, ma a me piace sentire le notizie, perché voglio tenermi aggiornato, ci mancherebbe altro. Ma dopo un po' mi stanco. Tutti i canali che parlano di morte, adesso addirittura le hanno fatto vedere delle scene, magari qualche anno fa coprivano certe scene, facevano venire persone che sanguinavano, il sangue per terra, in diretta, una cosa scioccante. Certe volte veramente sono quasi disgustato, perché le persone o ignorano, fanno finta di niente, oppure esagerano e mettono così sul piatto tutto quello che sta succedendo per spaventare, e si cade nella trappola del terrorismo. Sapete che significa terrorismo? Un'azione atta o voluta con lo scopo di creare terrore. Allora, se un'azione così terribile, che è terribile, che è spaventosa, noi la guardiamo, cadiamo nella trappola di essere terrorizzati, lo scopo di chi ha commesso quell'atto è raggiunto. Mi state seguendo? Sono stato chiaro abbastanza? Perché lo scopo è terrorizzarci. Di al tuo vicino: non essere terrorizzato. Devi essere addolorato, devi pregare perché Dio cambi il cuore delle persone e cambi l'esito della storia, perché la storia appartiene al Signore. E facciamo un applauso al Signore. Il Signore è il Signore. Dice qui l'apostolo Giovanni: non solo tu devi avere grazia, non solo tu hai pace, ma dice: a Lui che ci ama. E dice poi: che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Padre Dio, a Lui sia la gloria, la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Cambiano i governi, cambiano i terroristi,
cambiano le azioni, cambiano le circostanze, ma il Signore è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Il messaggio di Dio a Giovanni è: queste cose avverranno, il giorno del Signore si avvicina, ma tu sta in pace, tu sta nella grazia di Dio, perché io sono il principio e la fine, io sono il re dei re e il Signore dei signori. Dio è sul trono, ditelo come forza, Dio è sul trono. Non sarà l'ISIS, non sarà Al Qaeda, non saranno i governi a fare nulla che non sia permesso da Dio, perché Dio è sul trono. Lo dite con me? Dio, ma ditelo forte, Dio è sul trono, Dio è sul trono. Ma la Chiesa deve sapere, la Chiesa deve avere rivelazione. Alla Chiesa Dio vuol far sapere le cose prima che avvengano, in modo che siano preparati per quando avverranno. Perché le cose avverranno. Non c'è una sola profezia della Bibbia che non sarà compiuta. Ah, fratelli, oggi c'è un Evangelo molto anacquato che ci presenta un Dio sorridente, quasi distratto per i fatti suoi, sorride al mondo. Dio è un Dio di gioia, di pace, di gioia, io ho detto di pace, di tranquillità, di grazia, ma è anche un Dio di giustizia che sta tornando. Ci sarà il giorno del Signore. Dite con me: il giorno del Signore è vicino. Il giorno del Signore è vicino. Quando dico giorno del Signore intendo il giorno escatologico, il giorno quando il Signore farà qualcosa di eclatante, il giorno quando Egli stabilirà le cose sulla faccia della terra. E a noi non deve spaventarci quel giorno, perché Dio è un Dio buono. Tanto è vero che Giovanni dice: vi ama, quindi non dovete essere spaventati. Ma andiamo ancora avanti. Ecco, Egli viene nelle nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega. Dite con me: Alfa e Omega, il principio e la fine. Sapete, l'Alfa era la prima lettera dell'alfabeto greco, l'Omega, Omega, era l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Nulla c'era prima, nulla c'era dopo, ma il Signore era prima ed è dopo. Il Signore vede il fondo dall'inizio. Possiamo dire gloria al Signore? Alleluia. Questo mi rallegra. Oh, non è l'ISIS l'Alfa e l'Omega, non è la Chiesa nel senso religioso l'Alfa e l'Omega. L'Alfa e l'Omega è il creatore del cielo e della terra, e sapendo una bella notizia, è il Dio che noi serviamo, è il Padre di Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. A Lui voglio fare un altro applauso. Egli è l'Alfa e l'Omega, Egli è colui che regna, Egli ha il trono, Egli ha in mano la situazione e guarda i Suoi figli con amore, con grazia e con pace. Ma non dobbiamo però ignorare che Egli vedrà, Egli verrà, Gesù verrà. Dice il Signore Dio: colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Ora qui non ho tempo, ma è evidente che qui sta parlando Gesù. È evidente che dice io, riferito a se stesso. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Poi dice: io sono l'Onnipotente. Quindi è evidente che Dio, che Gesù è Dio. Dite come: Gesù è Dio. È evidente che il nostro Dio è un Dio trino, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Ma ovviamente questo lo sappiamo. Andiamo avanti. Ora voglio attenzione qui. Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno, nella costanza in Gesù, sarebbe da predicare altre due ore qua, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito nello spirito, ora sentite, fui rapito nello spirito quando? Nel giorno del Signore.
e udii dietro a me una voce potente con il suono di una tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Fermiamoci un attimo. Io ero nell'isola di Patmos per la parola del Signore. Non era andato a predicare nell'isola di Patmos. Non era andato a farsi un periodo di ritiro, di ferie per riposarsi. Tutto questo è legittimo, eh? Non sto dicendo che non sia legittimo. Ditemi voi cosa era andato a fare nell'isola di Patmos. Era stato esiliato. E quindi lui vedeva i suoi giorni segnati da solo nell'isola di Patmos, lontano dai suoi cari, lontano dai suoi amici, lontano da tutti. Era nell'isola di Patmos per la parola del Signore. Che significa per la parola del Signore? A causa della parola del Signore, perché lui aveva avuto il coraggio di rimanere fedele alla parola del Signore. Ora sentite, dite con me un'altra volta, di qual è il tema di stamattina? Il giorno del Signore. E abbiamo detto questi tre aspetti del giorno del Signore: l'aspetto escatologico, il giorno del giudizio, l'aspetto generale, tutti i giorni sono del Signore perché sono giorni che Dio ci ha dato, il tempo che viviamo, e l'aspetto specifico, un giorno nella settimana dedicato al Signore. Ma mi ha fatto tanto riflettere questa frase. Giovanni era sull'isola di Patmos per causa dell'Evangelo, per aver predicato la parola di Dio, ed era rapito nello spirito nel giorno del Signore. Dite con me: quando? Nel giorno del Signore. E lì non si riferisce al giorno escatologico, non si riferisce a un giorno come tutti i giorni del Signore, ma si riferisce al giorno del Signore, cioè la domenica, cioè lo Shabbat, se siete di questa opinione. Fatto è, il giorno del Signore. Dite con me: il giorno del Signore. Fratelli e sorelle, Giovanni ha avuto la rivelazione da Dio quando? Nel giorno del Signore. Se vuoi avere rivelazione sul giorno del Signore in senso escatologico, e quindi vuoi vivere in una dimensione profetica, per sapere discernere le cose che stanno avvenendo, per sapere quello che il Signore sta dicendo alla Chiesa, non solo devi essere tutti i giorni davanti al Signore e tutti i giorni sono il giorno del Signore per te, ma ci deve essere un giorno che è il giorno del Signore. Giovanni avrebbe potuto dire: ma oggi è come tutti gli altri. Immaginate per un attimo una persona che vive in un'isola deserta da sola, non so, aveva sicuramente delle guardie, probabilmente c'erano altri fratelli che insieme a lui sono rimasti, sono stati esiliati, ma fatto è che quando state in quella condizione di isolamento tutti i giorni sono uguali. Vi succede quando andate in vacanza, che ne so, e confrontate le date? Vi succede? O solo a me succede? Pure a voi, no? Perché mi preoccupo, sì, ho ben 58 anni, però dai, succede a tutti? Perché perdiamo, no, i riferimenti temporali. Ma per lui no. Lui sapeva che quello era il giorno del Signore. Di al tuo vicino: questo è il giorno del Signore. La Chiesa oggi crede che il Signore parlerà attraverso altri. Tutti pensano che il Signore parla attraverso gli altri. Se il Signore ha da dire qualcosa me lo dirà domenica, quando appena potrò. Domenica sono impegnato perché ho da fare altre cose. Può darsi che l'altra domenica, no, forse pure l'altra sono impegnato, l'altra domenica ancora, appena possibile, Dio mi parlerà. Ma poi non c'è problema, perché tanto vado su internet e sento il pastore tal dettagli, poi vado sull'altro sito e sento l'altro pastore, faccio un bel minestrone, non capisco nulla di quello che ascolto, ma un giorno il Signore mi parlerà. Di al tuo vicino: il giorno del Signore è il giorno del Signore.
Se tu vuoi sapere cosa Dio ha da dire sul giorno del Signore nel senso escatologico, mentre Egli ti parla tutti i giorni personalmente, perché tutti i giorni sono giorni del Signore, resta il fatto che la domenica o il sabato, come preferisci, è il giorno del Signore. Fate un applauso al Signore per questa giornata, che è un giorno speciale. Quando noi mettiamo da parte le cose della vita, ora l'eccezione ci può essere, capitemi, ma quando l'eccezione diventa regola non è più un'eccezione. Allora sì, io faccio da scappo in chiesa perché poi il pomeriggio devo fare 10 email, devo tinteggiare la stanza dei bambini, devo portare il cane dal veterinario, no, quello no, perché il veterinario ce l'ha il suo giorno libero, ma io no, io sono troppo impegnato. Devo andare a fare questo, devo fare quest'altro, e non abbiamo tempo per ascoltare la voce del Signore. Dobbiamo trovarci il tempo, dite come tempo, per ascoltare la voce del Signore. Se vogliamo avere la rivelazione, dobbiamo avere il tempo che Dio ci dà per essere o per darci la rivelazione. La rivelazione non viene così, può avvenire così, ma non avviene così se non apparentemente, perché il Signore può parlare all'improvviso, ma se noi non siamo preparati ad ascoltare la voce del Signore, finiamo col perderci la voce del Signore. Io mi chiedo quante volte il Signore ha parlato e io non ho ascoltato. Mi chiedo quante volte il Signore voleva dirmi qualcosa attraverso quell'episodio, quel fatto, quell'avvenimento ed io non ho ascoltato. Quante volte il Signore ha creato le condizioni perché io mi potessi appartare con Lui per essere totalmente all'ascolto della Sua voce, ma non l'ho fatto. Io lo dico di me perché io sono come voi, però attenzione, non esageriamo, non vale solo per me. Di altro vicino sta parlando anche di te. Diamo del tempo al Signore per parlare. Giovanni, ho da dire una cosa importante. Giovanni, chi ha orecchio da udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Giovanni, il tempo è difficile. Giovanni, i tempi sono duri. Giovanni, il giorno del Signore si avvicina. Io devo rivelare il giorno del Signore alla mia chiesa affinché la mia chiesa sia pronta e affronti il giorno del Signore con la forza, la grazia, la benedizione del Signore. Ma qualcuno può fare un altro applauso al Signore? Giovanni, c'è qualcuno che ascolta la voce del Signore? E Giovanni dice: nel giorno del Signore io fui rapito nello spirito. Che Signore? Cioè, poi ci sono tante traduzioni. Una traduzione dice: andai in estasi. Quando sentiamo andare in estasi, ci si alzano i peli della pelle, perché no, quella è una cosa diabolica. Sapete che il diavolo è un imitatore di Dio, ma un brutto imitatore. È una scimmia, sì, però cerca di imitare, ma non è la stessa cosa. Guardate che l'estasi non l'ha inventato il diavolo. L'estasi è un tempo nel quale tu non sei più conscio delle cose che succedono fisicamente attorno a te, perché sei troppo concentrato sulle cose che tu vedi nello spirito. Lo vogliamo sto tipo di estasi oppure no? Ci sono momenti nei quali i credenti devono essere rapiti, erano così presi dallo Spirito del Signore che non c'erano più per nessuno. Lo ha fatto Giovanni, lo ha fatto Giacomo, lo ha fatto Pietro, lo ha fatto Paolo, tutti hanno avuto i momenti di estasi alla presenza del Signore. Leggete la storia di Pietro che ha quella visione del lenzuolo che scende, dice: e fui in estasi, ero in estasi, ero rapito nello Spirito, ero preso totalmente dallo Spirito che non vedevo più altro. Ci siete con me? Non ci siete con me? Ci siete con me? Ah, potete dire allora se ci siete con me. Estasi, momenti nei quali siamo presi dal Signore. Ma noi non diamo tempo al Signore per andare in estasi, per avere quei momenti intimi, personali, esclusivi. Dite con me: esclusivi. Il giorno del Signore. Guardate che questa frase è potente. Il giorno, ditelo con me, forza, il giorno del
Signore. Significa, per chi conosce bene la lingua italiana, il giorno che appartiene al Signore. A chi appartiene questo giorno? Al Signore. Quando tutto il resto è messo da parte e io voglio stare solo col Signore. In questo giorno, il giorno del Signore, il Signore parlò a Giovanni del giorno del Signore. Se vuoi che il Signore ti riveli le cose nascoste del giorno del Signore, devi garantire al Signore il giorno del Signore. Gli devi dare tempo. Devi avere un tempo esclusivo con Lui, un tempo di comunione profonda, un tempo di ascolto della voce del Signore. Quello che il Signore doveva dire a Giovanni era così importante che Giovanni doveva prendersi del tempo per ascoltare solo Lui. Ma per evitare che perdesse qualche passaggio della rivelazione, doveva scrivere quello che vedeva. Dico a me, scrivi. La scrittura è un mezzo attraverso il quale il messaggio viene impresso per restare a disposizione delle generazioni future. Se oggi abbiamo la Bibbia, perché qualcuno l'ha scritta. Se oggi leggiamo i libri antichi, perché qualcuno l'ha scritto. Se oggi abbiamo libri di uomini, donne che stanno in giro per il mondo e che hanno avuto rivelazioni e noi leggiamo quella rivelazione, perché qualcuno l'ha scritto. Se non l'avessero scritto, non ci sarebbe stato modo di trasmettere nel tempo il messaggio che il Signore va a dare. Mi state seguendo? Di alto vicino, leggi la parola di Dio. Il messaggio di Dio. Ora, non abbiamo tempo stamattina, sto concludendo. Dio comincia a dare una spiegazione a Giovanni dettagliata di quello che sarà il giorno del Signore. Ma la cosa che voglio sottolineare è che gli ha mostrato sette candelieri. Sette nella Bibbia è il numero della perfezione e della completezza. Dico a me sette. Sette candelieri. Adesso voglio che voi seguiate un po' con me e partecipiare. Dite con me, a cosa serve un candeliere? Dai, ditemelo. Allora, un candeliere è un sostegno per delle candele. Ora, candele non nel senso moderno, ma erano dei lumi ad olio o cose simili. E quelle candele, quei lumi, servono a illuminare. E se c'è bisogno di luce, evidentemente perché ci sono tenebre. Siete con me? C'è una cosa? Sette? Dite con me sette? Sette che cosa? Candeliere. Candelabri. Questi candelabri contenevano sette braccia. Ogni braccia aveva una... come si dice? Sì, aveva un lume. Ecco, non uso candela perché ci porta fuori strada. Allora, mi correggo. C'era un candelabro con sette braccia, c'erano sette candelabri, c'era un candelabro con sette braccia. Queste sette braccia, erano sette i candelabri, vabbè, mi sono un po' accavallato. Questi sette candelabri rappresentavano le sette chiese dell'Asia Minore. L'Asia Minore era molto importante in quel tempo a livello mondiale. Se tu raggiungevi l'Asia Minore, raggiungevi il mondo, perché toccavi diverse culture, diverse popolazioni e così via dicendo. Ci siete con me? Quindi è come andare su internet oggi, cioè è come toccare il mondo conosciuto di allora. C'erano sette candelabri. Questi sette candelabri avevano delle braccia, su ogni braccia c'erano dei lumi, e questi lumi erano alimentati da olio. Dite com'è olio. E l'olio, qualcuno mi dica, simboleggia cosa? Lo Spirito Santo. Anche Ezechiele ne parla, anche Geremia ne parla. Ora, quest'olio aveva, questi candelabri avevano una specie di coppa, il serbatoio dove veniva messo l'olio, e l'olio andava a finire su tutte le braccia per illuminare. Siete con me? Dico a me, non si spenga mai il fuoco sull'altare,
non si spenga mai il fuoco sull'altare. Il fuoco dello Spirito Santo attraverso l'olio dello Spirito deve fluire nelle braccia di questo candelabro, di questi vari candelabri, perché lo scopo finale è dare luce e rivelazione. La Chiesa è il braccio esteso di Dio. La Chiesa è la luce che Dio usa per illuminare il mondo. La Chiesa è la voce profetica di Dio. Mi state ascoltando? Ma c'è la Chiesa qua stamattina? Di chi sto parlando io? Di quattro che cantano o di uno o due che predicano? O sto parlando di tutti quanti noi? Dite con me, noi siamo la Chiesa. Allora se noi siamo la Chiesa, noi siamo la voce profetica di Dio. Ma se noi siamo la voce profetica di Dio, significa che Dio ci deve parlare. Ma perché Dio ci parli, noi dobbiamo essere nel giorno del Signore ad ascoltare la voce del Signore per il giorno del Signore. Qualcuno rifaccia un applauso al Signore. Alleluia. La Chiesa devi ascoltare la voce di Dio. Nessuno può parlare da parte di Dio se prima non ha ascoltato Dio. Il motivo per cui la Chiesa oggi è debole e non ha la forza per parlare, non ha la forza per dire quello che sta succedendo da un'ottica spirituale biblica, è perché la Chiesa non ascolta. Ecco perché la voce disse a Giovanni: chi ha orecchio da udire, ascolti o oda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non dirà forse, dice. Dio sta parlando oggi. Quando noi vediamo i messaggi che arrivano dal mondo, quando vediamo le storie che succedono, quando vediamo i fatti eclatanti che succedono, Dio ci sta dicendo qualcosa. Ci sta parlando del giorno del Signore, quello del giudizio. Ci sta parlando tutti i giorni, perché tutti i giorni sono il giorno del Signore, ma ci sta parlando di un tempo dedicato al Signore per ascoltare la voce del Signore. Questi sette candelabri che rappresentano le chiese e la chiesa, nel mezzo di questi candelabri c'era Gesù Cristo. Fratelli, io vi incito a leggere questo passo, è straordinario, non abbiamo tempo, il tempo sta volando, ma ascoltate, Gesù si è presentato in un modo imponente, maestoso, non il Gesù bambino che ci dipingono, non il Gesù debole sulla croce, inchiodato. Noi dobbiamo ricordare Gesù inchiodato, ma sappiate, Gesù inchiodato non è più inchiodato, Gesù è seduto sul trono alla destra di Dio Padre, è il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Re che verrà. Questo è il Gesù che si è rivelato a Giovanni. Gesù era lì con tutta la sua maestà e la sua signoria e parla alla Chiesa e parla a Giovanni e gli dice che Gesù era nel mezzo della Chiesa. Dite con me, Gesù in mezzo a noi. Fratelli, Gesù il leone della tribù di Giuda, Gesù il figlio di Dio, Gesù il creatore, Gesù la seconda persona della Trinità, Gesù colui che era, che è e che verrà, sta qui in mezzo a noi. Gli vogliamo fare un altro applauso, è qui stamattina, qui, è nei nostri cuori. Ecco perché noi dobbiamo vedere la realtà, ma non farci prendere dalla paura della realtà, perché il più forte è con noi. Amen. E mentre Gesù descrive chi lui era, dice che era nel mezzo del candelabro, dei candelabri. Ma poi dice che per ogni chiesa c'era un angelo. E non voglio deludervi, ma l'angelo non è l'angelo Gabriele, l'angelo Michele, l'angelo eccetera eccetera, l'angelo custode. È evidente che qui l'angelo è il responsabile, il pastore della Chiesa. Ora qui voglio dirlo con molta chiarezza, con timore, tremore, senso di responsabilità, ma con chiarezza. Dio ha stabilito degli angeli nella Chiesa. E Dio ha questi angeli nella palma della sua mano. E quando questi angeli restano nella palma della mano del Signore, il Signore li usa, li protegge e li
preserva davanti al nemico. Ci siete con me? Ora, è ovvio che l'angelo deve rimanere lì. Giusto una parentesi, qualcuno può pensare, forse sta pensando, ma come fai a sapere che l'angelo è riferito al pastore della chiesa? Semplice. Se fossero angeli nel senso letterale, non direbbe il Signore all'angelo della chiesa di Efeso, di io conosco le tue opere, eccetera, eccetera. È evidente che l'angelo della chiesa era il pastore della chiesa, o se preferite l'apostolo, il responsabile spirituale. Ma c'è un fatto chiaro. Questo pastore, questo angelo è nella mano del Signore, Dio lo sostiene. Ma è una grande responsabilità essere nella mano del Signore. Allora di' al tuo fratello, preghiamo perché i pastori siano nelle mani del Signore. Perché i pastori ci devono stare nelle mani del Signore. Fratelli, è determinante, non è una cosa leggera. Oggi viviamo in un'epoca di leggerezza. Se non ci piace il pastore, gli parliamo male. Ma non parlo adesso di me, per favore, non sto parlando di questa chiesa in generale. Se ci piace, magari gli diciamo qualche parola. Se c'è o non c'è, non cambia nulla. Invece, di' al tuo vicino, prega per i leader della chiesa. Prega perché restino nelle mani del Signore, perché siano modellati dal Signore, perché siano guidati dal Signore. Perché se loro saranno guidati dal Signore, il Signore che è in mezzo alla Chiesa parlerà alla Chiesa e rivelerà, dite con me, rivelerà. E lo spirito profetico si muoverà nella Chiesa del Signore. Io vi chiedo di spegnerlo prima di entrare, cari, prima di entrare. Lo spirito del profetico del Signore parlerà alla Chiesa del Signore. E la Chiesa del Signore non sarà più distratta, non sarà più impreparata. Arriverà il tempo, fratelli, quando prima che i giornali riportano notizie, qualcuno nella casa di Dio ha già visto in anticipo e ha preparato la Chiesa. Mi state seguendo? Questa è la strategia. Noi possiamo in una certa misura anche impedire che le cose succedano. Adesso voglio che vi alzate in piedi e io farò insieme a voi una preghiera per l'Italia nel nome del Signore, perché la Chiesa ha l'autorità di pregare nel nome del Signore. Qualcuno sta già dicendo che la prossima, o tra le prossime vittime ci sarà l'Italia. Io non so se questo avverrà, ma so una cosa: che colui che siede sul trono decide se avverrà o no. Non sarà l'ISIS, non sarà qualcuno da qualche parte, non sarà uno scapestrato, sarà il Signore che decide quello che dovrà avvenire. Ci siete con me? Allora io voglio pregare nel nome del Signore, perché Dio metta nel cuore della Chiesa del Signore, non solo qui a Pescara, ma a tutti i fratelli che ci ascoltano attraverso internet, io voglio dire nel nome del Signore, Chiesa del Signore, levati, Chiesa del Signore, va e stabilisci un tempo, il giorno del Signore, per stare alla presenza del Signore. Chiesa del Signore, attiva la potenza soprannaturale che è in te, per lo Spirito Santo. Dio ti dia una visione profetica, sii la voce del Signore, sii tu la voce profetica etica delle nazioni. Chiesa del Signore, conosci ciò che c'è da conoscere sul giorno del Signore. Egli sta venendo tra le sue miriadi, egli verrà con le sue miriadi e verrà per ristabilire giustizia e santità sopra la faccia della terra. Ora non vado nel dettaglio perché non è questo il momento, ma Dio stabilirà il suo regno sopra la faccia della terra. Oh, il regno finale non sarà il regno di Satana, non sarà il regno dell'anticristo, non sarà il regno di un movimento religioso. Il regno finale è il regno del Signore, perché Dio ha l'ultima parola, egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Ora preghiamo nel nome del Signore perché la Chiesa del Signore possa avere uno spirito di rivelazione, per conoscere le cose che sono davanti, per leggere le cose che stanno succedendo e per intendere le cose che sono successe, affinché il passato, il presente e il futuro si aprano davanti alla Chiesa con una rivelazione. Padre, io prego nel nome di Gesù che tu riversi il tuo spirito sopra ogni persona in questo luogo, che ci siano uomini e donne che abbiano la forza, l'autorità, la decisione, la determinazione di prendersi del tempo e di stare la tua presenza, Signore, nel giorno del Signore.
per ascoltare la tua voce. Padre, che uno spirito di rivelazione sia sparso sulla Chiesa, non solo qui a Pescara, ma le chiese che ci stanno ascoltando, le chiese che non ci conoscono, neanche ci guardano su internet, ma che ascoltano la tua parola, che ascoltano la tua voce, che leggono la tua parola. Padre, manda uno spirito di risveglio sopra la nazione italiana. Padre, che ci sia una protezione soprannaturale. Padre, che nessuno dei piani del nemico possa avere efficacia sulla nostra nazione. Nel nome di Gesù, preserva i nostri figli, preserva, Signore, i nostri vicini, le persone care, preserva coloro che viaggiano, Signore, coloro che prendono l'aereo, coloro che si muovono nei treni, coloro che vanno alle stazioni, preserva le persone che vanno per strada, preservali, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Fratelli e sorelle, ascoltate attentamente adesso. Il Signore non ci incita all'odio. Noi non dobbiamo odiare i musulmani, noi li dobbiamo amare. Noi non dobbiamo parlare contro nessuno, noi dobbiamo dire la verità del Signore e dobbiamo pregare perché il Signore apra gli occhi di questi musulmani. Vi do una buona notizia, che non leggerete sui giornali, che non vedrete sulla televisione, perché è scomoda questa notizia. Due dei più influenti leader di ISIS, non musulmani in genere, di ISIS, si sono già convertiti al Signore. Facciamo un applauso al Signore. Oh, alleluia! C'è uno spirito che è più forte dello spirito di questo mondo, è lo Spirito Santo che vive nei nostri cuori. Pregate, fratelli, pregate perché il Signore parli a questi uomini, perché il Signore apra i loro occhi. A me dispiace anche per questi ragazzi, meno che ventenni, che buttano 17-18 anni, buttano la loro vita per una ideologia diabolica che viene dalla profondità dell'inferno. E nello stesso tempo io prego che questi ragazzi siano infiammati dallo Spirito del Signore, che siano i nuovi profeti della casa del Signore. Mentre ci sono giovani che danno la loro vita per Satana, ci siano giovani che danno la loro vita al Signore. Alleluia. Io voglio pregare nel nome del Signore. Circa 2 anni fa io stavo facendo una ripresa televisiva vicino, diciamo, al centro di Pescara, insieme a 2 servitori del Signore, anzi 3, e stavo facendo questa ripresa quando si è avvicinato un ragazzo, evidentemente di nazionalità araba, il quale girava attorno. E una delle sorelle cominciò a pregare nello spirito, cominciò a pregare in lingue, pregava piano, ma pregava. E mentre lei pregava, a un certo punto, lei dopo mi ha detto che ha visto come se quell'uomo fosse lì per farmi del male. Non vi nascondo, sono onesto. All'inizio l'ho presa leggermente, ho pensato questa sorella sarà una cara sorella, ma forse si è sbagliata, alla fine era un ragazzo, ma vedete, infatti girava attorno, forse è interessato, ha visto una telecamera, ma devo dire la verità, lo sguardo di quel ragazzo non mi piaceva, era uno sguardo un po' intimidatorio, un po' di sfida, comunque, fatto è sul momento sottovalutato. Ieri sera, mentre io stavo lì per addormentarmi, ho avuto come un flash. E il Signore mi ha riportato 2 anni fa e ho sentito con chiarezza questa parola. Quello che quella sorella ha visto 2 anni fa è vero, perché io ti ho protetto da un attacco. Ora, non lo sto dicendo qua perché io non sono nessuno, o meglio, sono chi sono per la grazia del Signore, ma non è una persona di me, di te o di quell'altro. Quello che voglio dire è che noi viviamo in tempi nei quali voi andate per strada e non sapete chi incontrate. Non è soltanto chi è islamico, ci sono moltissimi europei che si sono dedicati a questa attività. Ma io non vi voglio spaventare, ma prima di uscire la mattina abbiate la protezione del Signore sulle vostre vite. Prima di uscire di casa pregate il Signore. Prima di andare al lavoro con calma, senza ansia, senza preoccupazione,
pregate al Signore che gli angeli del Signore siano accampati attorno a voi e che una protezione sia attorno alle vostre vite. Lo fate per voi stessi, lo fate per i leader, lo fate per i pastori, perché fratelli, fratello Berhanu viaggia tutte le settimane per andare a Porto San Giorgio, io viaggio a destra e a sinistra, farò presto un viaggio in Nigeria, vado in giro in America eccetera. Abbiamo bisogno della protezione del Signore, ci siete? Prima di uscire preghiamo per noi stessi e per i nostri cari, nella pace e nella serenità, ma nella rivelazione dello Spirito Santo. E state attenti ad ascoltare la voce di Dio. Chissà che un giorno voi non vi svegliate e il Signore vi ha parlato attraverso un sogno. Amen. Padre, accompagnaci nelle nostre case, guidaci, proteggici, dacci uno spirito di rivelazione, di pace, di gioia e di grazia. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, Dio vi accompagni e vi dia una bella settimana nella presenza del Signore. Amen. Questo è il tuo